Tutti parlano di Barenecea, ma chi è il centrocampista che ha stregato Massimiliano Allegri? Ecco tre cose che forse non sapevate su di lui. Il cartellino giallo rimediato da Manuel Locatelli nell'ultima partita di campionato della Juventus, che lo ha portato poi alla squalifica per il derby, ha costretto Massimiliano Allegri a ripensare il suo centrocampo. La prima alternativa sarebbe stata quella ovvia, chiamata Leandro Paredes. Ma il campione del mondo non sta convincendo. E il tecnico bianconero ha deciso di prendere in considerazione un ragazzo della Juventus Next Gen, Enzo Barrenechea. Nato a Villa Maria in Argentina il 22 maggio del 2001, Barrenechea è un centrocampista di rottura ma con i piedi buoni e di piede mancino. È alto 1,86 m e in campo fa sentire molto la sua presenza. Barrenechea è cresciuto nel settore giovanile del Newell's Old Boys, la squadra in cui ha mosso i primi passi su un campo da calcio, Lionel Messi. Barrenechea, oltre a essere un leone dentro al campo, lo è anche nella vita. La sua infanzia non è stata delle più semplici. Il padre, infatti, quando lui era molto piccolo, è stato arrestato. Nonostante questo, però, la forza di volontà di Barrenechea ha superato qualsiasi cosa. È riuscito a realizzare il suo sogno e nel 2019 ha attraversato l'oceano per andare a giocare in Svizzera, al Sion. La Juventus lo nota e a gennaio del 2021 lo porta a Torino, aggregandolo direttamente alla squadra primavera. Barrenechea si è ambientato subito benissimo. Terza cosa che probabilmente non sapevate, batte anche i calci di rigore. Nelle sue prime 16 presenze, infatti, con le giovanili bianconere, 4 gol dal dischetto. Poi un brutto infortunio al crociato del ginocchio che l'ha tenuto fuori per addirittura 9 mesi, rientrando poi direttamente in Serie C. Con i grandi, Barrenechea ha esordito già in Champions League nella fase a gironi contro il Paris Saint-Germain. Allegri punta su di lui, anche per il futuro.